In volo, più vicino al sole, più distante da voi. Unisce fantasie e sonorità differenti tra loro per far comprendere ed esprimere il messaggio di ogni brano che compone. Lui è Manuel Scrofani di San Costanzo, che con il suo progetto musicale crea una musica ibrida, a dimostrazione di come la creatività superi le divergenze tra i vari generi musicali. Manuel, che cos'è Clovis e che cosa significa questo nome? Dunque, Clovis è il nome del mio progetto, è il mio nome d'arte anche, proprio come cantautore, e l'ho scelto perché deriva da un videogioco a cui io giocavo quando ero bambino, e quindi ho scelto questo nome non tanto perché era famoso questo videogioco o mi piacesse poi particolarmente, ma semplicemente perché mi collega in qualche modo con il mio passato, con quello che io chiamo il mio bambino interiore. Quindi, come un bambino, la mia musica volevo che fosse libera. Libera di esprimersi in qualsiasi maniera fosse possibile. Alle sue spalle vediamo i componenti di questo progetto musicale. Sono dei ragazzi che hanno partecipato a uno dei miei videoclip. Il brano in questione si chiama Icaro, l'ultimo volo. Io spesso e volentieri chiamo persone per partecipare ai videoclip, anche perché mi piace molto coinvolgere anche altri esterni che magari non per forza sono musicisti, però magari persone che non solo partecipano ai video, ma mi possono dare anche una mano a comprendere di più, dei feedback. Qual è lo scopo del suo progetto musicale? Io ho sempre avuto una grande passione per il cantautorato, quindi per la musica, la canzone che non solo intrattiene, ma in qualche modo insegna, può fare qualcosa di più del semplice tenerti compagnia. Quindi in qualche modo nella mia musica io ho sempre voluto portare un messaggio di fondo, un messaggio che poi in qualche modo arriva e può cambiare la persona. La persona può ascoltare la canzone e cambiare, come è successo a me, con brani che magari hanno in qualche modo cambiato la mia anche personalità. Voi avete partecipato anche a contest importanti. Noi abbiamo partecipato al Tour Music Fest proprio quest'anno, oltre che in anni passati, e quest'anno parteciperemo al Sanremo Trend, che è un contest il cui primo premio è appunto suonare all'Ariston. E l'esperienza passata che cosa vi ha lasciato? È stata un'esperienza incredibile che ha in qualche modo risvegliato gli animi della band. Infatti prima io ero solito andare a esibirmi più come cantautore singolo, quindi io da solo con la chitarra, ma nel momento in cui abbiamo partecipato a questo contest abbiamo capito che era ora di inglobare anche altre sonorità, quindi più membri nella band e cercare appunto più suoni, più possibilità, una coesione, un'unione che avrebbero fatto un punto di svolta nel nostro pensiero musicale. Come nasce una canzone? A che cosa si ispira di solito? Io personalmente mi ispiro a tutto, io adoro i cantautori che in qualche modo non si pongono limiti quando scrivono, quindi una canzone per esempio mi è nata da un incubo, altre canzoni invece prendono spunto da libri, film, serie TV con i quali collego un'esperienza personale. Lei dice non è lo strumento a fare la musica ma l'anima che quest'ultimo può lasciare cantare, che cosa significa? Io sono dell'idea, dell'opinione che in qualche modo lo strumento musicale non crea l'arte. L'arte viene creata dal musicista che utilizza lo strumento musicale, quindi un musicista che vuole esprimere se stesso può utilizzare anche uno strumento, chiamiamolo scarso, ma se quello strumento appunto poi in qualche modo rispecchia veramente la sua personalità, allora in qualche modo quella cosa verrà espressa nella maniera corretta. Dove la vedremo quest'estate? Farò piccole date nella riviera di Marotta, Fano e probabilmente anche Senigallia.